Buon pomeriggio, oggi ci approfittiamo di introdurre e a presentare un'azienda molto importante nel campo della viticoltura e di conseguenza anche dell'enologia. Se vogliamo avere dei grandi vini dobbiamo avere dei vigneti e delle uve sane. È un'azienda che si interessa di un tema molto importante. Io parto da un concetto che qualunque essere umano, come qualunque elemento vegetale, per produrre energia, per fruttificare nel caso delle piante, per vivere in maniera sana, deve essere alimentato. Quantomeno deve essere alimentato tanto quanto spende per ciò che è stato creato. Ecco, nel caso delle piante, spesso e volentieri ci dimentichiamo di questo concetto, dicendo ma il terreno può alimentare le piante per secoli perché comunque sia ha delle riserve inesauribili. Non è assolutamente vero. È un grandissimo errore. Oggi presentiamo un'azienda che ha fatto di questo principio una ragione proprio di esistenza aziendale. Parliamo dell'azienda CIFO, che è situata nei pressi di Bologna, San Giorgio di Piano, e che ormai è anche una età tale da dare esperienza e sicurezza a tutti coloro che si apprestano a coltivare un vigneto o altre colture arboree o erbacee. Vale a dire, dare assolutamente quegli elementi che servono per far sì che le piante si performino al meglio. Abbiamo il piacere di parlare con il dottor Massimo Andreotti, del Sales Support Manager della CIFO, al quale io rivolgerò alcune domande per capire meglio la filosofia dell'azienda, ciò che è nei suoi traguardi, nei suoi obiettivi, quelle che sono le ricerche che più l'hanno portata ad essere un leader nel campo dei concimi. Dottor Andreotti, intanto grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. E vorrei da parte sua un po' una descrizione di quella che è la filosofia aziendale della CIFO. Beh, è evidente che noi con i nostri 55 anni di attività siamo una realtà direi storica e solida italiana, dove ci siamo specializzati sulla nutrizione vegetale, cioè portando molte novità sul mercato oggi. Direi, anzi da più di un tempo, anche sul discorso dei biostimolanti. Siamo organizzati con tre divisioni, una divisione di agricoltura professionale, dove è strutturata con 70 tecnici che quotidianamente danno un servizio alle aziende agricole, poi abbiamo una divisione home and garden, quindi per il discorso del giardinaggio, e ovviamente una divisione per l'estero. Dal 2014 facciamo parte del gruppo Biolchim, e un gruppo direi importante e solido che è presente in 80 paesi con 8 stabilimenti e soprattutto circa 400 dipendenti, quindi stiamo parlando di un'azienda di un'azienda importante, di un'azienda leader nel nostro settore. Ma sicuramente è un'azienda leader, sicuramente non c'è ombra di dubbio. So che voi vi avvalete di molti tecnici proprio non soltanto per le sperimentazioni, per le ricerche, ma anche per seguire le aziende in modo che facciano un uso di questi elementi nutritivi razionale, nel senso che il minimo indispensabile che serve per alimentare una pianta, senza però ricorrere in dosi sovrabbondanti, non solo vanno perse, ma costituiscono anche a volte un elemento di disturbo, quello che è l'ambiente e la sostenibilità. Ecco, io ho avuto modo di vedere nell'azienda che la vostra cura in questo senso è molto forte. Quali sono, diciamo, i benefici di questa assistenza? Cioè, io li conosco, ma vorrei che lei li spiegasse un pochettino a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando. Innanzitutto, per seguire quello che diceva lei durante la presentazione, noi nel tempo abbiamo coniato un motto. La prima cosa che noi dobbiamo fare quando diamo assistenza è senz'altro mettere l'impianto in equilibrio. Quindi, come diceva lei, non esagerare, ma neanche non esagerare verso il basso, perché si possono andare incontro a carenze, a situazioni. Purtroppo, certi momenti di mercato hanno anche portato a una riduzione drastica dei mezzi tecnici. Oggi, con la nostra rete vendita, stiamo cercando anche di portare una formazione in campagna presso l'agricoltore, sfruttando questi mezzi, grazie anche delle riunioni serali che organizziamo sul territorio. Questo perché? Perché è evidente che il cambiamento climatico ha portato nuove esigenze alla cultura. Abbiamo visto il discorso di inverni sempre più miti e questo implica una riduzione di ore di freddo tale da non far maturare le gemme
e stiamo notando da un po' di tempo a questa parte delle ripartenze non uniformi di germogliamento, con tutto quello che poi ne consegue a livello di produzione, di allegagione e quant'altro. Abbiamo riscontrato anche che ci sono delle primavere poco piovose, non dimentichiamoci quello che è successo quest'anno, dove praticamente da marzo a giugno di pioggia se ne è vista poca, ne è venuta veramente poca. Ma non dimentichiamoci anche le alte temperature. E tutto questo, ovviamente ci appoggiamo al nostro ufficio ricerca e sviluppo, che ci ha dato la possibilità di gestire dei prodotti che vanno proprio nella direzione di risolvere e aiutare l'agricoltore a superare queste problematiche. Sì, non c'è dubbio che il cambiamento climatico, il cambiamento radicale, ha portato ad una modifica, no, delle performance vegetative delle viti. Parlo delle viti, ma penso qualunque altra cultura, anche a noi stessi, no? Certo. E quindi si richiede sempre una maggiore professionalità scientifico-culturale, sia da parte di noi enologi, ma noi in questo siamo molto convinti che dobbiamo essere sempre aggiornati in funzione delle necessità che ci si presentano. Come per voi, logicamente, la ricerca è orientata affinché questi scompensi, ma neanche tanto scompensi, questi cambiamenti di performance delle piante devono essere regolate anche appunto con la nutrizione. Io ho visto pochi giorni fa un vigneto morente, e parlando con il titolare, dice: io non uso concimi, non uso nulla, perché la natura pensa a tutto. Io gli ho detto, dico, ti faccio tanti auguri, nella speranza che tu e la tua salute abbiate una performance molto meglio di quella del tuo vigneto. Il tuo vigneto sta morendo proprio perché non c'ha alimenti, e quindi come tale dobbiamo essere anche noi convincenti verso i produttori. Ma io so che voi siete molto, molto particolarmente attenti a questo. Ecco, un'ultima domanda. Sì. Voi state sperimentando la cosiddetta concimazione post-raccolta. Quindi ce ne può parlare di che si tratta esattamente? Proprio questa è una conseguenza di cercare anche, non solamente di fare un discorso di prodotti, ma anche di portare delle tecniche per riuscire ad aiutare l'agricoltore a superare queste variazioni di clima. Una fra queste è proprio il discorso del post-raccolta, la concimazione di post-raccolta. Non dimentichiamoci, per chi non aveva fatto niente subito dopo la raccolta e che quindi è andato quest'anno a fare una concimazione alla ripresa vegetativa, capisce che quel concime è rimasto nel terreno fino a quando non si è sciolto con l'acqua, e la pianta nel frattempo ha sviluppato con le riserve accumulate. Ha sofferto dopo, certo. E addirittura in certi casi abbiamo visto che poi è esplosa quando invece non doveva, cioè non ce n'era necessità. Questo ovviamente ci porta a dire ancora di più che la tecnica di post-raccolta che stiamo impostando e che stiamo consigliando è senz'altro una tecnica vincente, perché noi andiamo a suddividere la quantità che veniva prima distribuita in un'unica soluzione alla ripresa vegetativa in due momenti. Nel periodo settembre-ottobre, anche perché andiamo a sfruttare quello che è un andamento fisiologico della pianta, dove le radici hanno un ulteriore aumento delle attività di assorbimento, e quindi noi sfruttiamo questo momento fondamentale. Andiamo in questo modo ad arricchire le sostanze di riserva sui tralci, che servono proprio quelle per far ripartire poi le gemme e alla ripresa, con tutti i vantaggi che ne conseguono, perché è evidente la pianta ha già dentro delle riserve. Tra l'altro, in questo modo abbiamo visto dalle nostre prove che riusciamo anche ad abbassare il punto di congelamento, perché arricchendo i tessuti di sali non facciamo altro che abbassare il congelamento, e quindi anche i ritorni di freddo primaverili, che ormai sono sempre più frequenti, contenere i danni, certo. La pianta riesce a superare anche meglio certe situazioni. Certo. Io posso tranquillamente dire che oggi la ricerca ci dà la possibilità di andare verso un discorso di limitare i prodotti, diciamo l'inserimento dei prodotti, degli input, nell'ottica della coltivazione della vite. Questo ovviamente con una riduzione di principi attivi, sia dei fito, dei fertilizzanti, ma anche della stessa acqua, perché sta diventando un fattore limitante anche questo. Questo ovviamente, questo lavoro che stiamo già facendo da anni, si sposa anche molto bene con la novità da parte della CEE, che hanno lanciato un progetto di come ridurre i mezzi tecnici, addirittura volontà di ridurre di un 20% i mezzi tecnici di produzione. Poi questo ci vedremo a partire da dove e per dire come. Ma guardi, lei mi dà lo spunto per concludere
che oggi la viticoltura e l'enologia è sempre più materia figlia della scienza. Non c'è più spazio per i parvenu, non c'è più spazio per coloro che fanno la viticoltura domenicale, non c'è più spazio, ahimè, ai loro, no? Che pensano che comunque sia la natura provvede a tutto. Io penso che anche verso gli esseri umani, se non ci diamo da fare, se non ci approcciamo culturalmente alla vita, rischiamo poi di avere conseguenze o di salute o di altro genere. Quindi io tanto la ringrazio, la ringrazio per quello che fa per la nostra viticoltura, la sua azienda, la ringrazio per la vicinanza apprezzatissima e gravissima che date a noi enologi. Mi permette di dire che siamo, che non sia una dichiarazione di superbia, questa vicinanza io credo che sia dovuta anche alla consapevolezza delle nostre aziende dell'opera importante che svolgono gli enologi, e noi come tale cercheremo di ricambiare, sfruttando quelle sono le vostre ricerche, attraverso il sostegno che diamo alle vostre aziende, per far sì che la nostra viticoltura sia sempre una viticoltura scientifica e di precisione. Grazie dottor Andreotti, spero di incontrarla presto, e grazie della sua vicinanza ad Assenologi. Noi ci crediamo e spero di vederla presto. Arrivederci. Arrivederci.